Bene amici, tutti che fotografano questa Crotone che è sempre più vuota, questa Crotone che non è più frequentata come prima, questa Crotone che si è svuotata. E tutti su Facebook, quelli che sono iscritti su Facebook, fanno una riflessione molto amara: che cosa è successo, che cosa non è successo, perché Crotone è così desolata. Qui sono a Piazza Pitagora, come potete vedere, piazza storica, piazza che prima si chiamava Piazza Lucente. Siamo esattamente al confine tra la città vecchia e la città più moderna. Questa è una piazza che ha fatto la sua storia di vita, è stata il centro del nevralgico della vita cittadina. Eppure sono arrivati dei cambiamenti di vita, di abitudini e la depopolazione, lo spopolamento, come si dovrebbe dire, che è avvenuto a Crotone, è avvenuto perché? È avvenuto perché non si è mai, dopo la caduta delle industrie, mai voluto puntare su una serie di politiche rivolte alle aziende che dovevano investire, non si è mai voluto trasformare la città in quello che poteva essere, una città. Hanno chiuso anche un'università, bisogna anche dire queste cose. E adesso ci si accorge che la città di Crotone circola poca gente, circola poca gente. Oddio, ci sarebbero anche tanti piccoli aneddoti che sommati porterebbero anche a completare la narrazione. Però questa è la città, una città che adesso ci si può camminare tranquillamente, spaesati. Certo è sera, è notte in questo momento, lo so anch'io. Però per dare l'impressione del vuoto, per dare l'impressione della grandezza, solo attraverso la grandezza dello spazio si riesce a capire la dimensione del vuoto. Questa in questo momento è Crotone, una città che d'inverno assume la dimensione di un paese e in un paese la notte ci si ritira e quelli che vanno in giro, purtroppo, o è qualche proprietario di cane o è sempre qualcuno che cerca un qualcosa di diverso da casa sua. Questa, in poche parole, è Crotone. Oggi è il brutto che la stanno fotografando senza vedere mai la vera causa, che è stato quello di disgregare prima di tutto una comunità, perché è una comunità che perde pezzi, perde persone. E se le persone non ci sono, la grande comunità diventa piccola comunità e quello che resta ovviamente si dedica al duro quotidiano della piccola abitudine.